Consesso Generale e il figlio Erennio vengono accolti dai membri del Senato che proclamano Decio imperatore. Egli è convinto che per ridare stabilità all'impero, i romani debbano tornare ai valori tradizionali, soprattutto al culto degli dei pagani. Riteneva importante ingraziarsi gli dei, soprattutto in un periodo di crisi come quello, in cui l'impero era costantemente minacciato dai conflitti interni e dagli attacchi dei barbari lungo i confini. Il cristianesimo, come qualsiasi altra deviazione dalla fede pagana, non è tollerato. I romani credevano fermamente nel proprio passato di gloria. Per questo, Decio decise di rifarsi alla tradizione anche nella politica religiosa. Se in passato venivano offerti molti sacrifici agli dèi, allora bisognava chiedere al popolo di offrirne di più anche adesso. Tutti i cittadini dell'impero devono seguire l'editto imperiale di Decio e offrire pubblici sacrifici agli dèi di Roma. Era stato stabilito che a ogni cittadino, dopo il sacrificio, venisse rilasciato un certificato, chiamato libellus. Venivano consultati i registri tributari per assicurarsi che tutti si presentassero ad offrire il sacrificio. Chi non può dimostrare con il libellus di aver compiuto il sacrificio rischia la prigione o persino la morte. L'editto religioso emanato da Decio viene fatto rispettare con grande efficienza. Vengono nominate commissioni itineranti e i controlli sono rigorosi. Per i cristiani, offrire sacrifici agli dei pagani significava rinnegare la propria religione ed essere così dannati per l'eternità. Non potevano rimanere sudditi leali se non offrivano sacrifici a delle divinità in cui non credevano. Sappiamo che alcuni riuscirono a comprare il certificato senza doversi sporcare davvero le mani, ma altri invece dovettero cedere per evitare condanne. Ma c'è anche chi non si sottomette. Alcuni respingono a viso aperto l'imposizione imperiale, un rifiuto che costituisce una sfida all'autorità dell'imperatore. Nel 250 una drammatica e inarrestabile pestilenza travolge l'impero. L'epidemia raggiunge l'apice tra il 251 e il 266, devastando l'impero. Penso che Decio fosse veramente angosciato. Malgrado avesse offerto agli dei tutti quei sacrifici, la situazione continuava a peggiorare. Allora più che mai, in ogni angolo dell'impero, i cristiani temono per la propria incolumità. I pagani li accusano di aver scatenato l'ira divina. Avevano bisogno di un capro espiatorio, i cristiani facevano al caso loro. Pestilenza ha giocato probabilmente un ruolo importante nel fomentare violenze e persecuzioni. Pagani sperano che il sangue cristiano possa placare l'ira degli dèi. Le persecuzioni indeboliscono molte comunità cristiane in tutto l'impero. Nonostante i tentativi di Decio di riportare l'ordine, oltre alla grande pestilenza, Roma deve affrontare nuovi assalti delle popolazioni barbare. In questo clima, il cristianesimo continua la sua ascesa, malgrado l'inasprirsi delle persecuzioni.